Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. È passata da un po' questa festa, da qualche giorno, però comunque volevo dirvi qualche curiosità sul capodanno cinese, perché non so, non ne ho mai parlato su questo canale, però è particolarmente interessante, credo. Certo, noi viviamo in Occidente, la Cina è un pochino lontana da noi, però comunque mi sembrava interessante anche parlarne un pochino, no, su questo canale. Magari prossimamente ne faremo anche altri per i prossimi anni. Vediamo un pochino, però mi sembrava anche un modo per avvicinarci un pochino a un'altra cultura, una cultura diversa, orientale, molto lontana da noi, però così vicina, perché il mondo è davvero piccolo, cioè sembra gigante, ma e noi siamo delle formichine, ma in confronto a tutto l'universo siamo davvero delle formichine, anche l'universo lo è. Quindi così lontani e così vicini, no? Tutta questa bella filosofica per vedere 15 curiosità sul capodanno cinese. Le sto per leggere per la prima volta anche io, quindi un po' in diretta. Vediamo un pochino cosa ci dice internet. Allora, prima curiosità: la data del capodanno cinese cambia ogni anno. Infatti, l'anno scorso è stato 12 febbraio nel 2021. Quest'anno è il primo, se non sbaglio, ma cade sempre tra il 21 gennaio e il 20 febbraio, quindi alla fine, insomma, stiamo sotto in questo periodo. E termina il 26 febbraio, vabbè, del scorso anno, con la festa delle lanterne, quindi si conclude con la festa delle lanterne. Questo parla del 2021, quest'anno non saprei bene, dovrebbe essere comunque bene o male poco dopo la festa delle lanterne, qualche giorno dopo. Però comunque la data del capodanno cinese cambia ogni anno, è la prima curiosità. La seconda, la festa è anche chiamata festa della primavera, anche se siamo in inverno, in effetti leggiamo cosa dice. Perché appunto segna l'inizio del primo dei 24 termini solari del calendario lunare tradizionale. Adesso non so, c'è un simbolo cinese che si dovrebbe pronunciare, se non lo so, Li Chun Bo, non so, che significa inizio della primavera. D'accordo, indica anche l'inizio della primavera perché segna l'inizio del primo dei 24 termini solari del calendario lunare tradizionale. Adesso non so bene, bisogna informarsi anche su questo. Infatti, vedi, poi scatenano altre cose, no? Altre curiosità. Andremo a vedere poi bene cosa significa quello comunque. Se volete potete cercarlo, poi io mi informerò su questa cosa. Poi, terza curiosità: ogni capodanno cinese segna l'inizio di un nuovo anno zodiacale. Questo lo sapevo, io sono, dovrei essere tigre. Il 90 dovrebbe essere tigre, adesso andiamo a vedere subito perché non vorrei sbagliare di una cavolata. Però vediamo 1998, che è quello ad anno, no? Ogni anno c'è lo segno zodiacale. Vediamo, ad ogni anno, beh sì. Quindi, secondo il calendario cinese, ad ogni anno corrisponde un animale dello zodiaco cinese, seguendo un ciclo di 12 anni. Quindi, io sono la tigre, sì. Si ripete ogni 12 anni, tra cui anche il 98. Quindi io sono tigre. Il segno zodiacale cinese si assegna infatti in base all'anno di nascita. Vabbè, io l'ho sentita vedere su internet, c'è anche qua il sito, però ok, d'accordo, sono tigre. Quarta curiosità: il capodanno cinese si festeggia per 16 giorni, fino alla festa delle lanterne. Ah, ecco, quindi la festa delle lanterne quest'anno dovrebbe capitare il 17 febbraio, perché il capodanno cinese è il primo febbraio, quindi il 17 sarà la festa delle lanterne. Quindi il periodo di festa e festeggiamenti per il capodanno cinese dura 16 giorni, dalla vigilia fino alla festa delle lanterne. È un po' lunga, però bello, cioè si trattano bene i cinesi, no? Numero 5. Tradizionalmente questo periodo era per pregare gli dèi per un buon raccolto. Non penso che ora sia ancora così, no? La Cina antica era una società prevalentemente agricola. Il capodanno cinese era tradizionalmente un periodo in cui le persone pregavano gli dèi per assicurarsi che il raccolto dell'anno successivo fosse fruttuoso. Oggi le cose sono cambiate, ma la preghiera e le offerte agli dèi o agli antenati nei templi sono ancora una cerimonia importante, quindi lo fanno ancora, anche se è una tradizione più che altro, no?
E poi il numero 6, il rosso è il colore del capodanno cinese. Allora, questo si poteva intuire perché tutte queste cose farsose, no? Questi addobbi sono prettamente rossi. Anche se vedete ristoranti cinesi, comunque i negozi cinesi in Italia hanno queste cose, questi addobbi rossi, prevalentemente rossi e oro, con tutte queste scritte cinesi che non capisco. Numero 7, ah, dice che è un colore di buon auspicio il rosso. Numero 7. Un sesto delle persone nel mondo celebrano il Capodanno cinese, anche se non sono cinesi. Il Capodanno cinese non è solo celebrato nella Cina continentale, ma si festeggia anche a Hong Kong, Taiwan, Vietnam, Singapore e negli altri paesi asiatici. Infatti io seguo Seoul Mafia, se non lo seguite, seguitelo perché è molto figo, molto divertente. E lui abita a Seoul, ma appunto. Seoul in realtà dovrebbe essere la pronuncia corretta, e dice che nel Sud Corea è molto festeggiato il Capodanno cinese. Negli ultimi anni, dice qui, nelle Chinatown di New York, Londra, Vancouver, Sydney, sì, però in Chinatown si sono svolti grandi festeggiamenti, vabbè, comunque sono dei cinesi, anche se poi Chinatown, che se poi penso che anche le altre persone che vivono in questi paesi, in queste nazioni lo festeggeranno. Anche in Italia, Prato, Roma, Milano e Torino, non so, non lo sapevo questo. Il Capodanno cinese è diventato una delle feste più celebrate al mondo, quindi non solo in Cina, effettivamente. Pensavo solamente nei paesi orientali, in realtà. Va bene, comunque, anche in Italia, se vivete a Prato, a Roma, a Milano o a Torino, potete festeggiare, comunque, penso abbiate già festeggiato il Capodanno cinese, perché se ci vivete lo saprete già, no? Io non lo sapevo. Numero 8. Il Capodanno cinese ogni anno segna il periodo della più grande migrazione di massa. Ah, questo lo sapevo perché proprio Seoul Mafia ha detto questa cosa. Dice che a Seoul si svuota, cioè si svuota una città come Seoul, si svuota completamente perché vanno a festeggiare come se fosse Natale, no? Per noi tutto il periodo di Natale, no? Di Capodanno. Così, cioè, è molto sentito, quindi prendono davvero le ferie per festeggiare in famiglia. Questo lo sapevo, che tornano magari nei loro paesetti, comunque si riuniscono nelle famiglie e quindi festeggiano, fanno grandi festeggiamenti. Questo lo sapevo. Numero 9. Il galà di Capodanno in TV è lo show più seguito al mondo. Vabbè, penso come il Capodanno, quello diciamo naturale, per così dire. Quello che festeggiano tutti, no? E quindi guardare in Gran Calà della vigilia che va in onda in televisione è quella più diffusa. Dopo cena familiare si siede davanti alla TV. Quindi inizia alle 20 e finisce lo scoccare della mezzanotte, quando inizia il nuovo anno lunare. Va bene, come il concerto re di Capodanno. Poi numero 10. Non è permesso fare la doccia, spruzzare o gettare i rifiuti. Perché? Dato che i cinesi credono che l'inizio dell'anno influenzi l'intero corso dell'anno, ci sono molte superstizioni e tabù relativi al periodo di Capodanno. Per i primi 3 giorni dell'anno si crede che fare le pulizie o lavarsi i capelli spazzi via la buona sorte. Spazzare e portare fuori la spazzatura simboleggia la rimozione della fortuna della casa, ma la spazzatura, quindi le persone non lo fanno. Poi vabbè, c'è un sito dove indica altri tabù del Capodanno cinese, ma non la sapevo sinceramente. Niente zuppe, leggiamo un pochino. Niente shampoo, niente aghi, niente pulizie, niente parole sfortunate, da evitare le parole come morte, porta la sfortuna. Non si lavano i vestiti, quindi non bisogna. Questi sono i giorni di Capodanno. Periodo di festa invece, piangere porta sfortuna. Rompere i piatti porta sfortuna, ma questo sempre, molta sfortuna, anzi, rompere i piatti, dice. Non uccidere nemmeno gli animali perché porta molta sfortuna. Vabbè, ma non rompere i piatti porta sfortuna sempre. Almeno a casa mia. Non indossare abiti bianchi o neri, sono i colori dei funerali, pure in Italia, del nero. Non maneggiare forbici o coltelli, taglia via la salute. Oh, ok, ci sta. Niente cifre sfortunate quando si regalano soldi. Ad esempio il 4 porta molta sfortuna, non era il 7, non ce ne sarà anche il 4. Niente visite ai malati in ospedale allontana la buona salute. Ho capito, ci sta un poveretto all'ospedale. Va bene. Comunque, non prestare denaro o chiedere prestiti perché porta debiti. Quindi queste sono alcune delle cose che non si devono fare
durante il periodo cinese, il capodanno cinese, periodo, cos'è? Numero 11. I bambini ricevono le buste rosse che contengono i soldi. Anche questo lo sapevo perché l'ha raccontato Soul Mafia, sempre su Instagram, quindi questo lo sapevo. Numero 12. Alla vigilia del Capodanno cinese, le persone mangiano piatti di buon auspicio. Quali sarebbero? Vediamo, cioè, ci sono dei piatti con un significato simbolico. Per esempio, le tortine di riso glutinoso, quindi zongzi, boh, non so come si pronunci. Vediamo qualche piatto cinese che porta fortuna, quindi che si mangia durante il capodanno cinese. Il pesce, simbolo di prosperità, per esempio, porta fortuna, come può essere la carpa carassio, carpa cinese, pesce gatto, insomma, i pesci. Perché si mangia il pesce, va bene, adesso vediamo un po' quali sono in generale. Ravioli cinesi portano ricchezza, quindi anche i ravioli, ripieni, insomma diversi. Involtini di primavera buonissimi, portano anch'essi ricchezza, un po' come le lenticchie, no? Giusto, portano soldi. Torta di riso glutinoso, alimenti e promozioni in vista. Palline di riso dolci, significa unione familiare, porta unione familiare, oppure spaghetti della longevità, felicità e longevità porta. Non li ho mai assaggiati, chissà come sono questi spaghetti. Non so. Frutti di buona fortuna, ricchezze, porta ricchezze e pienezze, insomma questi sono i piatti più mangiati durante il Capodanno cinese. Vediamo poi altre curiosità, finiamo di leggere. Dove mi trovavo? Acqua la 13. C'è il più grande utilizzo annuale di fuochi d'artificio al mondo durante il Capodanno cinese. Molto figo questa immagine che hanno messo. Però sì, dice che è Hong Kong questo. Per scacciare la sfortuna perché i fuochi d'artificio spaventano i mostri e quindi si vanno questi fuochi. 14, 14esima curiosità. Ora è illegale scoppiare petardi e fuochi d'artificio in città a causa di inquinamento e sicurezza. Quindi non si possono scoppiare. Quindi si fanno soprattutto manifestazioni ufficiali, quindi sicure, ecco. L'ultima curiosità, il Capodanno cinese è un ottimo periodo per visitare la Cina. Oh, grazie, ma purtroppo io sono povera come la merda. Quindi, insomma, per vivere la cultura cinese autentica, mi piacerebbe un giorno effettivamente visitare la Cina in generale e magari ci capiterò anche durante il periodo del Capodanno cinese. Bene, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like e fatemi sapere nei commenti se voi avete festeggiato o festeggerete il Capodanno cinese e nel caso voi siete andati in Cina durante questo periodo, fatemelo sapere, raccontatemi un po' la vostra esperienza. Spero che questo video, un po' diverso dal solito, possa essere un po' per diffondere, no? Alcune curiosità, informazioni sul Capodanno cinese. In generale, spero che vi piaccia perché il mio canale soprattutto parla di libri, serie TV, film, insomma, robe nerd. Però comunque mi piaceva l'idea di svariare un pochino ogni tanto. Bene, il video è finito, lasciate un like, ripeto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!